cazzo dentro facciamo? Boh. Non lo so. Onestamente non lo so. Guardate che io ho gli occhiali da Man in Black, cioè se io sembro Man in Black e tu sei l'alieno, cioè quindi dovrei considerare che essendo un gameplay su Monstrum dovrei anche considerare che dovrei scappare, invece sono qui a chiacchierare con te per capire se che cosa fare come intro. Alla Man in Black proprio. Proprio. Ma io ti dovrei sparare visto che sei un mostro. Vabbè, intanto, vabbè, intanto No giochiamo. grazie, no grazie, cioè, ascolta, almeno così ci chiariamo le idee, non sono un mostro, eccetera, ok? Anzi, sono Reshio, siamo colleghi, lo sai? Ok, adesso si ragiona. Comunque, è vero, è lui. Yes, Sì, sono proprio io, sono proprio io. ma In no. carne e ossa, Ma lui. finalmente. Ma io non intendevo Erics. Intendevo quello di CSI. Ah, Horatio. Yeah! E ciao a tutti ragazzi, sono Leronchi, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo sul primo episodio di Escape su Monstrum. Oggi voglio presentarvi per la prima volta in onore dei 100 iscritti, voglio presentarvi Alex. Eccomi qua, finalmente mi vedete in faccia, in carne e ossa, sono io. L'ho sempre voluto censurare per questioni di rispetto e di privacy, ragazzi, quindi diciamo che non era il momento per farlo, ma A suo tempo non era il momento, non era per l'ora. questioni di età, ero minorenne, adesso non c'è più quel problema, Ora quindi. siamo due maggiorenni che possiamo fare quel cazzo che ci pare, no? Siamo più vicini ai 20 anni, Detto diciamocelo. ciò, ragazzi, noi iniziamo subito col primo episodio di Escape e noi ci mettiamo gli occhiali fieri. 3, 2, 1. Vai! Coordinazione perfetta, direi. Ok ragazzi, eccoci qui su Monstrum per il primo episodio di Escape. Era da una vita che non facevamo questi video fieri. Quanto cazzo di tempo è passato? Cioè, io devo dire che ora ritornare a rifare queste cose veramente mi viene da ridere solo a pensarci. Detto ciò, noi carichiamo subito la mappa per ritornare ad imbarcarci su queste diciamo vecchie avventure, ma anche nuove, perché essendo anche il primo episodio della serie di Escape. Ma però c'è una novità, non lo stiamo facendo su PC, ma lo stiamo facendo su PlayStation 4, perché per il semplice fatto perché vogliamo vedere cosa è cambiato da PC a PlayStation 4. Non ho visto ancora delle recensioni, non ho ancora visto niente. Detto ciò, voglio un attimo vedere io com'è fatto. Ovviamente non sappiamo che signore avremo. Ecco, c'è sempre quel punto di domanda. C'è sempre quel dubbio. No. Ma chi avremo? Ma chi sciaviamo? Detto ciò, speriamo di non beccarci fatalma perché. Vogliamo rimanere sani di mente, No, grazie. no, perché 2 ore per cercare quel cazzo di fusibile che è lì! È sempre stato lì, ma noi accecati non l'abbiamo visto. Ui, lag! Ok. Il lag! Abbiamo un frame rate che proprio fa cagare. No, ok. Vabbè, intanto a quanto pare vedo che siamo su una frequenza da 24 fps. Come vedo, 30, non lo so. Tanto la stanza è sempre quella. Sì, il gioco presumo sia rimasto bene o male uguale. Beh, io in realtà mi aspettavo anche un miglioramento. Dischi in vinile che non gira e si ferma. Vabbè, noi intanto usciamo su. Usciamo, vai. Non mi dire che è già il fantasma. Perché le luci lampeggianti ci E stanno. notare la nebbia che c'è qua. La draw distance in sto gioco fa veramente schifo. Io spero di avere il gigante Il grosso per almeno sì. perché. Si sente anche da 2 km di distanza. Almeno così lo senti arrivare. E non è che te lo trovi dritto in faccia semplicemente perché non vedi abbastanza distante. Ah no, io torno dietro subito. Fa culo. Io non sono qui. Luci spente. Madò. Non c'è il viscido perché non ci sono. No, forse sì. Potrebbe essere il viscido. Però aspetta un attimo. La musica. Tira Tira sul volume, grazie. sul volume come lo sciacquone. Ciao bello, come sei?
Eur. Eur. Io non sono qui. È viscido. È viscido. È viscido. Si, ho sentito anch'io. I suoi tita morti. Guardalo là. Guardalo là, E.T. E sta andando verso la telecamera. Guardalo, E.T., il bastardo. E ora? Ciao bello, io e te non ci siamo mai visti. Vabbè, io vado su diretto perché... A me adesso sappiamo che... A me non è il fantasma. Perché, esatto. Perché con un buio del genere... Oh, yes! Attenzione, potrebbe essere il gommone la scelta. Diciamo che non... Tu almeno non ti fidi così tanto a... Tentare subito le tre uscite tutte assieme. No, esatto, perché... Allora, probabilmente... È il primo episodio della serie, quindi con calma. Countdown 8. Allora, bisogna cercare il nastro. Come, se non ricordo male, il nastro. Allora, qui c'è glow stick inutile come la fame. Tazza di latte. Inutile anche quella come la fame. Wow! Puttana Eva. Madò. Con molta attenzione, con security, molta calma. Security. Security. Madonna, si stava spegnendo la luce, ho detto no, non c'è il fantasma. Radio, buona. È il momento di trollare un po'. Trolliamo un po'. Non ho preparato i trucchetti. Monta sopra, monta! Dai! Dai che stai sopra il tavolo! Cosa? Perché il cartello al colore arancione? Non c'è il grosso, ricordati, è solo il viscido. Ma il problema è che ci sono tutti sti bug della madosca. Allora, qua sopra non c'è niente. Allora, qua c'è il... Oh, l'ho sentito! Ah! Ho sentito un... Radio! Non è partita così bene. E ora? Dove sei? Avevo sentito giusto! Ci avevo sentito giusto! E ora? Cos'è? Non t'abbassare, brutto bastardo, non t'abbassare. Gira i tacchi, grazie. Thanks. No! Oh! No! No! Anche no, dai! Vattene! Bravo, vai via, ecco. Ok. Bravo campione, grattati il culo. Vieni qui. Di nuovo. Vediamo se sei un vero uomo. Affrontaci, Madonna Calimero. Come citando i vecchi tempi. Due anni fa viene detta una frase gloriosa dal sottoscritto contro però il fantasma. Affrontami se sei un vero uomo. Affrontati, mio Dio caro. Vieni qua, Madonna Calimero. Dissi più o meno le stesse parole. No, tu dicevi proprio questo. Tu volevi morire col fantasma. Sì, perché ancora io ero dell'idea che avrei fatto quella partita completa. Poi alla fine l'hai fatta a te. Ed è andata a buon fine dopo... Ed è andata esatto a buon fine dopo 2 ore e mezza di roba. Vediamo dove è andato. È lì, il brutto bastardo. Puttana Eva! Saremo... E ora? Venghi! Guardalo! Sciomelo! Corri! Corri! Vai sul ponte principale!
Eccolo. E ora. Ciao bello. No, non puoi non avermi visto. Non c'era. No, non puoi averci visto. La musica è finita. Momento di apprensione. È ancora qui? Sembra essere andato dentro di là. Sembra. Vabbè, intanto lasciamo questo qua. Sì, nel dubbio. Lancia la radio giù. No, ci buttiamo noi direttamente giù. E tanto, cosa vogliamo fare? Tanto non ci sono, non c'è danno alla caduta. Allora, voglio andare a vedere da sotto dove c'è il sottomarino per vedere se c'è qualcosa. Sottomarino? Cioè, che ne so, c'è la catena, lo scotch, di solito si trova sempre qualcosa lì. Curi, curi, curi. No, siamo di nuovo qui. Ti ricordo che era proprio lì. Occhio! L'aria. Ci sono. E siamo di nuovo nei container. Lo so che prendo questo rischio gigante, ma... Sì, appunto. È ancora lì! E ora! È ancora lì! Se la sta camperando. Camperà la COD proprio. Secondo me sta giocando. Andiamo per piani più sopra, così almeno ce ne liberiamo. Oh, c'ho Steam Valve. Secondo me sta giocando a Warzone. Che ho scoperto, io facevo sempre la battuta Steam Valve, non pensando che qui quest'uomo, Ale Runchi, non lo capisse. Questo essere... Non la capisse la battuta. Dopo tipo 2 anni ancora dovevo capirla. Sì. Ma sti cazzi. Adesso... Dimmi che il fusibile ne è valsa la pena metterlo. Oh! Devi sentilo. Già qua. Sì. Cazzato nero. L'ho sentito. Cazzato. Sto bug della Madonna. Sto bug. Guarda roba che vola. Il fusibile. Signori, in questa stanza. Su queste scatole qui. Il full fusibile famoso. Che adesso si è spostato laggiù. Mm-hmm. E che c'è anche uno zaino. Oh, dai. Però io vorrei lo scotch. E invece troviamo un bicchiere. E la bottiglia della Coca-Cola di nuovo. Loro. A me importa non trovarmi il mostro in faccia, però. Appunto. Facciamo un po' di corna, grazie, tocchiamoci i coglioni. Giusto, tocchiamoci le palle, perché ne vale la pena farlo. Intanto c'è... Un'altra bottiglia. La bottiglia che impediva al coso qua di aprirsi. La dinamica. Ma è incredibile che il mostro non si sia ancora fatto vedere. Torcia, torcia, non si vede una ceppa. Vabbè. Oh, cioè qui dove sento c'è... la musica però. E vabbè, la musica di sottofondo. Ah, col violino che fa. Perciò. Perché... Ti ripeto, io sono quello che non aveva mai le cuffie addosso nelle vecchie live. Sì, ragazzi, perché voi non lo sapete, ma Eric non si aveva mai le cuffie, quindi. No, non sentivo mai gioco. Se non quelle 2 volte in cui ci ho giocato per i 2 minuti. Allora, io devo capire che telefono è quello. Non lo so. Uno. Chiama l'1. Per chiamare il telefono, premere il tasto 1. Puttana Eva. Ah, qualcuno... Ah, no. Penso. No, siamo entrati noi qua, credevo quindi... che fosse la porta sfondata. Non perché. Blocca. Blocca anche quest'altra. Blocca tutto! Ah! Noi non siamo qui dentro. E chiamiamo l'1. E ora. Andare da... La gran... La si è rotto il polso qua l'uomo. Ho fatto... Allora, o è un uomo di gomma, perché... è un uomo un di contorsionista. Gomma. Pronto, carabinieri? Niente. Cazzo.
Ascolta, abbiamo constatato che qua sotto non c'è praticamente nulla attualmente che abbiamo visto. Vabbè, tanto che il mostro è giù. Aspetta, perché se il caso stessi scappando da di là, perché almeno ho le porte aperte. A questo punto io vado da un'altra parte, tanto il mostro è occupato. Sì, appunto. L'ho sentito anch'io. La catena. Catena, ma bisogna. Ah, ci abbiamo il fusibile. Usalo. Subito. Io. Quindi l'unica cosa che ci manca adesso è E lo scotch. lo scotch. Voglio divertirmi a fare una cosa io adesso. Ah. Da che co... No, non volevo fare questo. Ci riesco a fare questo. Hop, hop. No, però c'è qualcuno che ci è riuscito. Oddio, il lag. Ha laggato. Perché laghi su PS4? Guardalo come lagga. No. Guarda come lagga. Sì, appunto, abbiamo un frame rate che in questo momento sta un po' rompendo le coglioni. Non devo mica richiuso dentro. Ed è spawnato, Deo grazia. E c'era una roba che volava. Cosa cazzo sei? Ma chi è sta gaffonata? Ma pensavo che portarlo su PS4 sarebbe stato un po' meno Ma bagoso. che ca... tutto sto casino per far andare Siamo in nel toilet. toilet adesso. Tutto sto casino per andare alla toilet. Seriamente. Tutto sto casino per andare alla to... alla fottuta e grandissima, fottutissima toilet. I bagni. Adesso speriamo. Adesso attenzione perché potrebbe respawnarci davanti di nuovo. Già, giusto nel dubbio. No, la torcia ci sta mollando. Cazzo. È ancora roba che vola. No, non è più qui. Adesso vedi che veramente ci stiamo 2 ore qua, come col fusibile, con lo scotch. Ecco lo scotch. Porca. Scotch is the new fusibile. Is the new... È l'antenato del fusibile. Nuovo, il fusibile no, l'antenato su. Ciao, bello. Mamma mia, non vedere più, non vedere le luci ogni volta mi fa pensare al fantasma. A me mi serve lo scotch. Intanto possiamo mollare qua la catena. Mettete. Security. Allora, abbasso subito. Allora, è già bassa, devo gonfiarlo. Gonfiare e metterci la Sì, scotch. perché poi dopo la catena è già inserita, tac, ed è scappo. E quindi almeno così ci Notare mettiamo poco tempo. la... come dice... proprio scattoso. E sei te che stai. Per un attimo c'ho avuto un. Sembra che veramente stia Sì, laggando. sembra veramente che stia un frame al secondo. Da un frame no. Al secondo no, però 2-3 massimo. Sì. Allora. Wow! Ah! Ah! Brutto bastardo! Ora! Ciao bello! Brutto bastardo! Scappa, 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 compare Alba! Il grissino... Ah no, a te non ti piace sta musica, canzone. Che mi stia un po' sulle palle la musica, sì. Scappa, 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 perché non c'è la porta? Porca di quella puttana! Su questo dov'è? Non si vede il cazzo, eccolo là! Problema di sta... Non so dire incazzato nero! Scappa, 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 compare Albicino dei... Io vado a dare un'occhiata di là. E così a sto punto inserisco anche la batteria del sottomarino. Electrical connection. Dov'è il nostro bad boy? Ah. Porca puttana. Vabbè, una porta. Almeno quello. Chiudila. In dubbio. Mai dire mai. Sbassite. Un'altra tanica. Toh, guarda. Non ti occupano spazio le taniche. Non facciamo l'elicottero. Vabbè, non si sa mai. Magari per botta di culo ci becchiamo le cadere. La chiave.
È conficcato nel tavolo, cazzo. Ma neanche. Equilibrio che trascende ogni legge fisica. Mind blown. Ragazzi, c'è Rex che c'ha la... Sto si sta guardando. Un po' mi sto cagando sotto, sì, ma ci sta. Che sbiro. E adesso sento tutto. Sento tutto. Madonna, ma proprio una torcia. Torcia. La torcia è bastata. Ma è quella che avevi mollato giù prima. Sembra che non cadiamo. Bea Fiori. Bea Fiori. Puttana Eva. Raddoppio Bea Fiori. Oh, e se la sta ancora camperando lì sopra, cazzo. Puttana Eva. Porca puttana. Ma perché? No. Ha fatto la stessa cosa che ti avevo fatto notare prima nella partita di preparazione, che è passato attraverso il pavimento così, non a caso. Non stava scendendo sui condotti. Non era lì. Se ne stava andando via. Non era andato sui condotti. Brutto pezzo di merda. Ma va a cagare. Ma va a fare. Ci siamo preso un colpo al cuore per niente. Vaffanculo. Vaffanculo. Occio. Steam Valve. Steam Valve de novo. Oddio, è apparso. Quindi sta andando, quindi è giù, vaffanculo. Esatto, sta andando giù, quindi corri su. Via, via. Ciao, non ho visto niente. Damose. Vaffanculo. Sto stronzo che ci è apparso in pace. E non stava neanche. Guarda. No, aspetta, non qua. Allora. Porca puttana, dammi sto scotch. E ora? Ancora che te la camperi? Pezzo di merda! Magari lo scotch è lì! Non ci riusciamo ad arrivare perché c'è lui in mezzo! Aspetta, qua ci siamo saliti? Adesso vedi che ce lo troviamo in faccia. Hop! Tanica, ma non ce la faccio un cazzo. Perché ne abbiamo già due. Aspetta. Ah no, era un buco. Oh, culo, mi fa prendere. Che puttana. Siamo ritornati indietro praticamente. Aaaaaah! Sì, ma non mi corri! Sì, ma non mi fare sti attacchi cardiaci! Sì, ma non mi fa prendere sti attacchi cardiaci, porca puttana! Ma hai urlato quando era già sullo schermo! Ma l'ho visto io, cioè. Sì, ma il fatto è che poi è saltato fuori. Porca puttana. Dov'è lo scotch di merda? Sì. Cioè, veramente scotch. Ma basta, ci ha già rinunciato. Esatto. Grazie. Lasciaci in pace. Ci ha già rinunciato. Lasciaci trovare sto cazzo di scotch che ce ne andiamo. E fine. Tu ti tieni la tua nave tutta per te e basta. Oddio. Dove cazzo è? Siamo solo col viscido, figurati col fantasma e il grosso. Siamo solo all'inizio, quello è il problema. Ci è andata relativamente bene. Qual è? Quali sono le porte che non ho visto? Porca puttana. Ce n'era una bloccata che si voleva al fusibile. Ma non mi ricordo in che deck era. Oh, ma mi vuoi dare sto scotch? In compenso abbiamo un'altra torcia. Ma che palle, queste torce. Ho rotto il cazzo. Dai. Come on. Sembra roba della DSL. Sì, cazzo, il cavo. È l'aggancio del telefono. Dai, veloce. Te la sei chiusa in faccia. Ce la posso fare. Kitchen. Effettivamente non siamo ancora mai stati in cucina. Nella kitchen di solito lo scotch. C'è il fusibile. Non ci posso credere. Veramente stiamo trovando fusibili a profusione, ma niente.
Scotch. Gioco. Dici, lo scotch. Do cazzo sta? Radio. Altro radio. Ma non si trova. Do cazzo, eh? Dove cazzo, eh? Guarda, me la prendo lo stesso, così siamo sicuri di poter magari provare a trollare il mostro. Sì, esatto. Telecamera. Faccio il Mr. Cameraman. Tiè. Sì. Allora. E adesso lui ti ha fatto, tiè. Fanculo. Dove? Da che parte arrivi? Aspetta, che deck è? Sei. Deck 6. Oh. Vai su. Era giù, quindi, a meno che non sia respawnato. Allora, potrei fare così. Nasconditi! No, devo fare una cosa. Security, di nuovo. Deck 6, non l'avevo mai visto. No, questo è deck 7. Aspetta, perché... Dove sei, brutto bastardo? Fantasma! Le luci! Le luci! Aspetta, perché qua il liscio adesso è silenzioso, quindi potrei beccarmi anche in faccia. Sì, appunto, è l'unico enorme svantaggio. Il liscio dà pochi avvisi che hai nelle tue vicinanze. Pochi. Sfondato qui. No. Deve ancora farlo. Questa porta qua effettivamente non abbiamo ancora. Non ci siamo ancora mai stati. No, non ci sia, su questo deck non ci siamo mai stati. Oh, lag. No, entro subito. Qua veramente, miei cari amici che avete creato il gioco, dovete cacciarlo, perché qua veramente. Oddio! Oddio, ho visto il bug! Sì, appunto, cioè, sei passato, la telecamera è passata poi, attraverso la porta. Hai visto? La stanza era vuota. Quando siamo entrati. Sì. Un altro bug! Gli oggetti volano! E il bug di nuovo. Guarda che tu sali sopra. Cioè... Oddio! Non c'hanno le retro, non c'hanno il retro, porca. Sono dei cassetti di merda proprio. Credo che bisognerebbe fare il super confrontino anche con il PC, con la versione per PC, perché non ci abbiamo mai dato un'occhiata così tanto da vicino. O almeno io non ci ho mai dato un'occhiata. Camera! Porca puttana. Sotto! Ah! Sotto, sotto! Calma, calma, buono. Oh, e che cazzo. Mamma mia. Anche veramente ce l'abbiamo cercato dovunque. Cosa ci manca? Tutto qua e basta. Speriamo che non salga sopra. Che non arrivi da sopra. Eccolo. Dovrebbe aver rotto quindi la porta adesso. No, è appena uscito dai condotti. Bravo, Madonna! Vai, si è girato! Per un momento si è girato! Si è girato un attimo e porca puttana! Adesso dovrebbe andare dritto alla radio. Te l'avevo guadagnato! Adoro i piani ben riusciti. È probabilmente perché sei riuscito a rompere la porta. Tac, ha spaccato la radio, quindi vuol dire che è entrato. Ok, quindi dopo possiamo entrare lì dentro e vedere. Bravo, preparati l'estintore giusto nel caso. Ora gentilmente vada a farsi fottere. L'abbiamo trovata, quindi adesso vada a farsi fottere. In maniera molto molto pacata, gentile. Signore, cioè
Io, ora, sto qua, ho avuto anche qua 10 minuti per non farmi vedere. No. Io lo sento camminare lo stronzo. Il calpestatore di stronzi. Perché quando cammina sembra che faccia. Viscido per un motivo. Finito. Detto ciò, Ecco, non stava. è Fiero l'unica difesa che avevamo è finita, attuale. proprio. Non sei più Madonna, qui. sembrava lui. Ma. Vaffanculo Il flare. Affanculo il flare. flare. C'è la sveglia nel caso. È un'altra. Però. Ma che palle! Ma il fatto è che proprio non abbiamo trovato niente. Cioè abbiamo trovato la batteria, il carburante, e l'ho visto lì il bastardo. Ah no. Pareva di aver visto tipo le bolle di nuovo. E dove cazzo sta tutto il resto? Chiama l'1 e non chiamare il 2 perché altrimenti vieni qua. Sentilo. Pronto qui alla Telecom. Niente. Chiudi la porta. Ah, No, non serve. non serve? No. Pensavo servisse. Ci casiamo ancora con la Fanta. Vai. E non è un product placement. Ve lo giuriamo. Adesso noi ragazzi ce ne stiamo qua. Esatto. Ce la prendiamo. Cazzeggiamo un po'. Ah! One eternity later. Honestly, what the fuck are we doing here? Sei a niente, c'è, dove cazzo è? Oh! Dove sei, uomo? Se vuoi mi metto a gambe all'aria. Adesso si fa Ecco, uomo. adesso arriva. Usciamo. Salve. Strano, cazzo, sarebbe già dovuto respawnare. Ma succede. Può succedere che il mostro possa buggarsi. Non è proprio una cosa buona, che si bughi un mostro. Un modo come un altro per farlo arrivare. Vedi il sentore così che almeno siamo sicuri di avere un'arma di difesa. Oh, c'è! Ragazzi, ci è voluto. Allora. Oh, guardalo che fiero.
ho visto tutte le porte, questa sì. Sto seguendo le altre porte. Di merda, come ci ha puntato dritto addosso, come come e veramente il qui tavolo non è servito a un cazzo. E qua di nuovo si conferma, perché infatti Scotch is the new fusibile, porca madosca. Solo che a sto giro non ci siamo riusciti, e stavolta non l'abbiamo manco trovato. Che bello. E niente ragazzi, questo era il primo episodio di Escape, spero che vi sia piaciuto questo video. Per l'ultima cosa vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un like al video, di condividere con i vostri amici. E detto ciò vi saluta Ale Ronchi ed Enrix con lo stile CSI.